SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech da sempre propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Tragedia sul lavoro a Gatteo. Morto l'operaio di 51 anni in Diaie Massamba, caduto da un carro elevatore da un'altezza di 6 metri mentre aggiustava una serranda. Fatale il trauma cranico. Risiedeva a Rimini, lascia moglie e 3 figli. Si fa largo l'ipotesi di 2 rigassificatori a Ravenna dopo che l'impianto temporaneo di Piombino sarà disinstallato nel 2025. La nave dovrebbe così lasciare la Toscana e la destinazione più probabile resta il porto romagnolo. Nonostante le piogge copiose delle ultime settimane, il bacino della diga di Ridracoli non ha ancora superato la crisi idrica dovuta al precedente periodo siccitoso. Rispetto all'anno scorso mancano 7 milioni di metri cubi d'acqua. 100 milioni di dollari donati al campus della Johns Hopkins University di Bologna da parte di un ex studente e di sua moglie. I fondi saranno investiti per creare un centro di alto livello per la ricerca e per offrire più borse di studio. Scendono i numeri delle interruzioni volontarie di gravidanza in Emilia-Romagna. Nel 2021 sono state il 6% in meno rispetto all'anno prima. E quanto attestano i dati divulgati dall'assessorato regionale alla sanità. Calcio. Il Cesena conquista 3 punti d'oro espugnando il campo della Vispesero. I bianconeri hanno rimediato all'iniziale vantaggio dei marchigiani e con le reti di Corazza e Steven Spendi hanno conquistato un successo molto pesante. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Mirko Paganelli. Rieccoci con l'informazione di Teleromagna TR24. Apriamo purtroppo con una tragica notizia, quella di un incidente sul lavoro mortale è avvenuto la scorsa notte a Gatteo nel Cesenate. Poco dopo le 2 in Diaie Massamba, un operaio di 51 anni di origine senegalese residente a Rimini ha perso la vita cadendo, a quanto si è appreso, dalle forche di un carrello elevatore nell'azienda Orlandi che si occupa di imballaggi industriali in legno e scatole in cartone. Secondo quanto rende noto il sindacato Sicobas, l'uomo era salito sulle forche del muletto a circa 5-6 metri di altezza per sistemare una serranda mobile che si era bloccata, la quale aperta faceva entrare il freddo. Arrivato fin sopra sarebbe scivolato precipitando sul cemento e il trauma cranico gli sarebbe stato fatale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la medicina del lavoro dell'ASL Romagna per tutti gli accertamenti del caso. Il 51enne Massamba lascia moglie e 3 figli. Il sindacato ha indetto un presidio lunedì mattina a partire dalle ore 10 all'ingresso della fabbrica. Cambiamo argomento adesso. C'è dibattito su dove sarà posizionata la nave rigassificatrice quando nel 2025 dovrà lasciare il porto di Piombino. La destinazione potrebbe essere Ravenna, ma facciamo il punto nel servizio. 2 rigassificatori a Ravenna. È questa l'ipotesi che gli addetti ai lavori stanno ipotizzando per quando nel 2025 la nave Golar Tundra dovrà lasciare il porto di Piombino. La notizia appare sul fascicolo locale del Resto del Carlino ed è il frutto di un calcolo delle probabilità molto credibile basato anche su dichiarazioni recenti.
In Toscana, l'impianto, che sarà installato nella cittadina costiera, avrà un carattere temporaneo, utile a superare le emergenze e anche a causa delle resistenze locali. Una volta che il 2025 sarà arrivato, è stato lo stesso presidente della regione toscana Eugenio Giani a indicare che la nave rigassificatrice potrebbe lasciare addirittura la regione. L'ente ha concesso a Snam 100 giorni per trovare una location alternativa, ma l'unica località idonea è proprio Ravenna, città in cui si sta già lavorando per l'installazione di un altro impianto al largo della costa. L'alternativa a Piombino potrebbe essere anche Livorno, ipotesi però che appare meno probabile dopo le parole del governatore toscano. Per ora dunque sono solo ipotesi, bisognerà capire sia il parere del commissario Bonaccini che del sindaco ravennate De Pascale e non da ultimo aspettare cosa dirà Snam, gestore della rete, per il dopo Piombino. Di certo l'Emilia-Romagna sarebbe già predisposta per accogliere un secondo rigassificatore, dato che le infrastrutture sono già predisposte. A Minerbio, per esempio, esiste uno dei centri di stoccaggio più grandi d'Europa. E su questa notizia aggiorniamo dicendo che il governatore toscano Giani ha precisato di non avere elementi per dire che la soluzione possa di fatto essere Ravenna. Ma proseguiamo con il notiziario. Ancora la cronaca: sarà processato il medico reggiano Alberto Dallari, accusato dalla procura di Ferrara di omissione di soccorso nei confronti di un uomo di 100 di 68 anni, morto nell'ottobre del 2021 per le conseguenze del Covid, come riporta la stampa locale. L'uomo non vaccinato e Novax convinto, nella prima fase della malattia era stato curato via telefono da Dallari ed era stato portato in ospedale quando la sua condizione clinica era già compromessa. Morì dopo un mese di degenza in terapia intensiva all'ospedale di Ferrara. La procura ferrarese imputa al medico non tanto la cura del Covid a distanza con sostanze tipo colchicina e invermictina, un vermifugo inserito in alcune terapie alternative, quanto di non essersi attivato quando le condizioni del paziente sono peggiorate. L'uomo aveva deciso di affidarsi ad Dallari su suggerimento di un'amica. I due non erano entrati in contatto attraverso l'associazione Ippocrate Org, della quale comunque Dallari faceva parte, ma che non è coinvolta in questa vicenda. L'associazione nei mesi scorsi era stata al centro delle polemiche anche per l'organizzazione di un convegno in Senato sulle cure domiciliari al Covid, che aveva scatenato una bufera politica. Ancora la cronaca: un uomo di 39 anni è agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico ad Imola dopo la denuncia della ex compagna che ha raccontato agli inquirenti atti persecutori con messaggi telefonati dai toni anche molto minacciosi dopo la fine della loro relazione. La notizia la vediamo sul nostro portale tele24.it. Il GIP di Bologna ha accolto la richiesta della procura. All'uomo tra l'altro era già stato intimato di lasciare la casa, ma lui aveva cominciato a tormentare la ex anche con 40 telefonate al giorno. La vittima si è così decisa a denunciare l'uomo ai carabinieri. Adesso parliamo del maltempo che sta colpendo nelle ultime ore l'Italia e anche l'Emilia-Romagna. C'è un'allerta arancione attiva fino alla mezzanotte di domani sulla pianura bolognese, ferrarese e ravennate per criticità idraulica, ossia per possibili rischi legati alla piena dei fiumi. A disporla sono l'ARPA e la Protezione Civile Regionale, che hanno inoltre disposto un'allerta gialla su tutta la Romagna, dalle alture alla costa. E dalla mezzanotte di oggi a quella di domani è stata emessa un'allerta gialla per vento, stato del mare e rischio costiero nelle ferrarese, ravennate, cesenate e riminese. Poi tutti i dati li vedremo successivamente nel corso del meteo. Intanto proseguiamo con le notizie, perché nonostante la pioggia intensa delle ultime settimane c'è ancora la questione della crisi idrica del bacino di Ridracoli. Manca ancora acqua rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, in particolare sono 7 milioni di metri cubi in meno, e noi abbiamo fatto il punto con il presidente di Romagna Acque, Tonino Bernabè. Nonostante la frequente pioggia delle ultime settimane e sebbene la siccità estiva sia ormai alle spalle, la crisi idrica che ha colpito la diga di Ridracoli non è ancora del tutto superata. Nell'anno in corso, infatti, non si è mai assistito a una tracimazione e rispetto all'anno scorso mancano 7 milioni di metri cubi d'acqua.
Questo è quanto ci ha confermato il presidente di Romagna Acque, Tonino Bernabè. Abbiamo circa un terzo dell'acqua, del volume d'acqua che è in grado di contenere la diga, 11.453.000 metri cubi, e siamo ad una quota di 5,28,75. Comunque, a pari data, l'anno scorso avevamo 19.205.000 metri cubi, quindi siamo sotto alla data di oggi di 7.700.000 metri cubi. In questa stagione le fonti locali si ricaricano e la diga ovviamente dà il suo apporto, però purtroppo le alte temperature hanno penalizzato soprattutto l'Appennino, in quanto si sono ridotte le piogge e anche rispetto alle prime nevicate il rialzo delle temperature ha favorito più l'evaporazione della neve che l'apporto di acqua in diga. I desalinizzatori sono ancora molto energivori, inoltre la legge salvamare crea dal punto di vista autorizzativo molte difficoltà, molte complicazioni. L'altra possibilità che stiamo valutando è quella sicuramente dei riusi, quindi utilizzare attraverso il processo della depurazione acqua depurata che può venire in aiuto ai fabbisogni irriguo, quindi all'agricoltura, e ai fabbisogni industriali. E adesso vi parliamo di una maxi donazione da 100 milioni di dollari per la Johns Hopkins University, sede di Bologna, da parte di un ex studente e di sua moglie. I fondi saranno investiti per allargare il campus, che è presente in città da oltre 70 anni, creando un centro di alto livello per la ricerca e anche per creare nuove borse di studio e più opportunità per studenti e docenti da tutto il mondo. 100 milioni di dollari, o come direbbero da queste parti, 100 million dollars. A tanto ammonta la donazione, che qualcuno ha già definito rivoluzionaria, fatta dai filantropi James e Maura Gunderson alla Johns Hopkins University, a Bologna da quasi 70 anni, con un campus che adesso potrà estendersi di circa 3.000 metri quadrati, diventando un centro di ricerca, accogliere almeno il 15% in più di studenti da tutto il mondo e continuare a coltivare collaborazioni con l'Alma Mater. Con questa donazione riusciremo ad avere 10 docenti permanenti in più e questo ci permetterà di fare nuove ricerche in tanti settori, per esempio nella degradazione, degrado del clima e dell'ambiente, nella sicurezza alimentare, anche nell'intelligenza artificiale, e anche questo ci permetterà di lavorare in contatto più stretto con i colleghi dell'Università di Bologna. E ci permetterà anche e soprattutto borse di studio per degli studenti, così possiamo attrarre degli studenti migliori di tutto il mondo a Bologna. Proprio nel capoluogo emiliano ha studiato James Anderson, oggi investitore a Edimburgo, presidente dell'Advisory Council della Johns Hopkins Sales Europe e membro del CDA dell'università. A lui e a sua moglie sarà intitolato il polo bolognese. Io sono arrivato a Bologna addirittura una settimana solo dopo l'attacco alla stazione ed evidentemente erano tempi molto difficili, ma già dall'inizio, quando sono arrivato, sono rimasto colpito dalla solidarietà sociale fra la gente e anche l'accoglienza che Bologna dava agli stranieri. Ci ha sempre riempito di ammirazione, quindi speriamo con questa donazione di contribuire a fare progredire ancora la conoscenza e questa capacità che ha la città. Cambiamo adesso argomento perché scendono i numeri delle interruzioni volontarie di gravidanza in Emilia-Romagna. Nel 2021 sono state il 6% in meno rispetto all'anno prima ed è quanto attestano i dati diffusi dall'assessorato regionale alla sanità. Nel 2021 sono state 5.671, diminuendo del 6% rispetto all'anno precedente. Calano in Emilia-Romagna le interruzioni volontarie di gravidanza. Si tratta del dato più basso da quando nel 1980 ha avuto inizio la rilevazione. Lo attestano i dati contenuti nel report messo a punto dall'assessorato regionale alla sanità, che conferma la costante diminuzione dell'IVG sul territorio a partire dal 2004, anno in cui ne erano state registrate 11.839.
In calo le IVG sia di donne residenti italiane, meno 239 rispetto al 2020, che straniere, meno 152. Cresce invece di 37 unità rispetto all'anno precedente il numero di residenti fuori dall'Emilia-Romagna. I dati, commenta l'assessore alle politiche per la salute Raffaele Donini, non solo ci confermano anche che il ricorso al trattamento farmacologico non ha comportato un aumento del numero dei casi, ma ha portato ad un'anticipazione in termini di età gestazionale dell'interruzione ed ad una riduzione dei tempi di attesa. Riteniamo i consultori familiari luoghi adatti ad accogliere le donne che decidono di intraprendere questo percorso, perché rispondono all'esigenza di garantire diritti e salute. Il 61,8% delle donne preferisce il ricorso ai farmaci piuttosto che alla chirurgia e l'Emilia-Romagna, dopo aver aperto nelle scorse settimane le porte dei consultori familiari di Parma e Modena per la somministrazione della pillola RU486, si appresta ad estendere questa possibilità anche ad altre città del territorio, entro fine anno a Bologna, Ravenna, Cattolica, Reggio Emilia e Piacenza. Al via anche in Emilia-Romagna il progetto di un itinerario storico-culturale che unisce i luoghi della liberazione. Il nostro Appennino è una lavagna per studiare la storia e quanto ha detto l'assessore regionale Mauro Felicori. Si chiama Liberation Route Europe's Trails in Italy, un itinerario certificato dal Consiglio d'Europa che collega i luoghi e le storie della Seconda Guerra Mondiale in tutto il continente, e che in Emilia-Romagna incrocia in particolare l'Appennino e i comuni attraversati dalla linea gotica. La Regione ha aderito lo scorso 25 ottobre all'associazione con una legge che offre al territorio regionale molteplici opportunità, sia dal punto di vista culturale che turistico, in particolare all'Appennino e ai comuni attraversati dalla linea gotica o che si trovano alle sue spalle. Così ha spiegato l'assessore regionale alla cultura, Mauro Felicori. L'adesione all'Associazione Europea consente di supportare e al contempo di beneficiare dell'operato dell'Associazione Liberation Route Italy, inserendo i progetti e le iniziative della Regione sui temi della memoria e della storia del Novecento in una cornice nazionale ed europea, favorendo sinergie e collaborazioni. Liberation Route Europe è un itinerario culturale che collega persone, luoghi ed eventi nelle principali regioni che si trovano lungo l'asse seguito dalle forze alleate tra il 43 e il 45, e mira a ricordare la liberazione dall'occupazione nazifascista e a riflettere sulle conseguenze di lunga durata della guerra. In questo progetto generale di carattere europeo, la Regione Emilia-Romagna si concentrerà sulla linea gotica e sui suoi progressivi spostamenti, offrendo percorsi storico-culturali e turistici in un quadro nazionale ed europeo per la valorizzazione e la promozione della memoria. Adesso vi parliamo di un'iniziativa per fare fronte al caro bollette, quella della Federazione delle BCC dell'Emilia-Romagna, che ha deciso di mettere a disposizione 200 milioni di euro di fondi. Si tratta di finanziamenti agevolati, mutui e altri strumenti finanziari. Il momento è difficile anche per il tessuto economico e sociale dell'Emilia-Romagna. Famiglie e imprese sono alle prese con il caro energia. Le banche aderenti alla Federazione BCC regionale hanno deciso di mettere a disposizione dei fondi per la sopravvivenza delle aziende e soprattutto dei giovani. In questo momento abbiamo valutato, ovviamente con la difficoltà del caro bollette e dell'incremento del costo dei materiali, di essere particolarmente vicini, e quindi nel complesso le banche di credito cooperativo dell'Emilia-Romagna hanno messo a disposizione un plafond di 200 milioni proprio per far fronte a queste necessità dei propri soci clienti, ovviamente anche dei giovani. Sono 353 gli sportelli della federazione presenti in tutta la regione. La somma messa a disposizione sarà erogata tramite finanziamenti agevolati, mutui, linee di credito e altri strumenti finanziari. La platea di riferimento comprende circa 143.000 soci e oltre 700.000 clienti. Sono ovviamente declinati nei diversi settori per famiglie e imprese e vanno nel settore dell'artigianato, dell'agricoltura e diciamo turismo e tutto quello che sono le necessità connesse proprio ai propri soci e clienti. Sostenere le case editrici emiliano-romagnole, soprattutto quelle più piccole, è questo l'obiettivo di un finanziamento della Regione volto a fare conoscere le realtà del territorio in Italia e all'estero.
Con questo intervento, la Regione Emilia-Romagna avvia concretamente una politica di sostegno dell'editoria del libro e al suo pieno riconoscimento, insieme al cinema e alla musica, quale parte delle industrie culturali e creative del territorio. È quanto sottolinea l'assessore regionale alla cultura e paesaggio dell'Emilia-Romagna, Mauro Filicori. Sono quasi 85.000 euro di contributi regionali assegnati, infatti, per l'anno in corso a 20 case editrici emiliano-romagnole per la partecipazione a fiere dell'editoria in Italia e all'estero. L'intervento, promosso con un bando pubblico, è la prima attuazione della legge regionale per la promozione e il sostegno dell'editoria del libro, il cui obiettivo è favorire il rafforzamento, l'innovazione e lo sviluppo delle imprese del settore, anche attraverso la valorizzazione e l'internazionalizzazione della loro produzione. I contributi hanno coinvolto soprattutto le piccole e medie imprese e una significativa componente delle industrie culturali e creative del territorio. Si tratta di circa 150 aziende che rappresentano l'8,6% del totale delle imprese editoriali nazionali e un importante motore di sviluppo culturale e occupazionale. Le fiere per le quali sono stati erogati contributi comprendono alcune delle maggiori realtà internazionali del settore, come la Bologna Children's Book Fair, la Frankfurt Book Mess e la Beijing International Book Fair, insieme alle principali manifestazioni italiane, il Salone del Libro di Torino, Più Libri, Più Liberi a Roma, Testo a Firenze e Book Pride a Milano e Genova e Lucca Comics and Games. Ed è arrivato il momento dello sport con Andrea Zanzi. Bentrovati su TR24 Sport. Parliamo subito di calcio e spostiamoci sul portale tr24.it per scoprire come sia stato pesantissimo il successo conquistato dal Cesena in casa della Vispesaro in un match che si è disputato su un campo ai limiti della praticabilità. Il primo tempo scorre via senza sussulti fino al 23esimo, quando l'arbitro Crezzini punisce con un rigore un contatto apparso ai più regolari tra Albertini e Fedato nell'area cesenate. La trasformazione è affidata proprio a Fedato, che si fa ipnotizzare da Tozzo. Sulla respinta del portiere, il bomber dei marchigiani appoggia però in rete. Il pari del Cesena arriva 9 minuti più tardi ed è frutto del corner battuto da Calderoni. Prestia gioca di sponda con bomber Corazza, che può così segnare indisturbato il gol dell'1-1. È però al 22esimo della ripresa che il Cesena mette la freccia grazie al giovanissimo Steven Spendi, che riceve l'assist di Ferrante, scivola nel pantano del Benelli, ma riesce comunque a saltare Farroni e da terra insacca a porta vuota. È questa la rete che vale la conquista dei 3 punti per un Cesena che resta così agganciato al treno delle squadre che lottano per la promozione in Serie B. Tutto ciò, come detto, per il calcio, ma parliamo anche di basket, in particolare della quarta sconfitta consecutiva incassata dalla Virtus in Eurolega. I bianconeri sono stati travolti dall'Olympiakos in un match che i greci hanno dominato sin dalla palla 2. Sentiamo. Peggio di così non poteva andare per la Virtus. La sconfitta rimediata dall'Olympiakos, seppur prevedibile alla vigilia, si è trasformata in una debacle storica. Mai infatti i bianconeri avevano incassato un rovescio di 46 punti, un'autentica umiliazione in cui nessuno è riuscito a salvare la faccia. E pensare che la vigilia del match era stata accompagnata nei giorni scorsi dalla lieta novella del ritorno di Milos Teodosic, a cui era stato offerto uno sconto sulle 2 giornate di squalifica precedentemente rimediate. Neppure la presenza del serbo ha però invertito l'inerzia di un match che sembrava già segnato dopo appena un quarto di gioco, coi greci capaci di punire ogni singola amnesia della difesa emiliana e subito volati sul più 16. Il meno 26 accusato all'intervallo si rivelerà essere solo la punta dell'iceberg del collasso virtussino, visto che anche nella ripresa i vari Vezenkov, Peters e Fall affonderanno il colpo senza pietà per arrivare a toccare un clamoroso 117 a 71, che ha lasciato attonito anche lo stesso Sergio Scariolo. Il coach virtussino ora si ritrova a fare la conta dei danni, con gli infortuni occorsi a Paiola e soprattutto Ogeleye, a fare da cornice ad un'autentica notte delle streghe per la squadra bianconera.
Intanto il quarto successo consecutivo ottenuto dalla Consar RCM Ravenna ha reso ancora più solido il legame tra la squadra di Bonitta e il pubblico giallorosso. Vediamo. Avete sempre più la certezza di che il Palacorso sta diventando il fortino che speravamo all'inizio del campionato? Devo dire che anche oggi il pubblico alla fine ci ha dato una bella mano. Chiaro che è stato un fine partita molto appassionante, perché l'avevamo già vinto, l'avevamo già perso, l'avevamo già rivinto e poi l'avevamo rimessa in parità. Quindi devo dire che dal punto di vista anche emozionale il Palacosta sta diventando un fortino importante. Tre punti importantissimi questi in chiave Coppa Italia, siamo molto contenti. Adesso si vede che la squadra inizia un po' ad abituarsi al nuovo palleggiatore, diciamo. Oggi anch'io finalmente, dopo due partite abbastanza difficili, mi sono trovato, sono stato molto contento. L'attacco è andato, purtroppo la ricezione è stata un po' più faticosa. Loro battevano molto bene, forte, sbagliavano poco. Bravi loro, però più bravi noi che abbiamo portato a casa il risultato. Sono molto contento per i ragazzi, per la squadra, perché è una vittoria che ci voleva, perché nonostante tutto, secondo me, a Cantù abbiamo fatto una buona partita, dove siamo sempre partiti avanti, e poi, come ti ho detto, un po' questi momenti qua di flessione che li paghiamo, ma che ce li hanno tutte le squadre, noi dovremmo nasconderli un po' di più. In questo momento facciamo ancora un pochino fatica, ma non è da tutti vincere una partita del genere. Si chiude così anche questa edizione di TR24 Sport. Grazie per essere stati qui con noi. E linea che può tornare a Mirko Paganelli. Arrivederci. Ed è arrivato il momento del meteo. Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini. Dopo la perturbazione che ha interessato oggi la nostra regione, anche domani arriverà l'ennesima perturbazione. La giornata inizierà con cieli grigi e precipitazioni sparse che saranno più concentrate a ridosso dell'Appennino. Quota neve inizialmente oltre gli 800-900 metri sulla Romagna, in calo fin sotto i 500 metri di quota sull'Emilia centro-occidentale. Quota neve che poi scenderà gradualmente durante il pomeriggio sera, con le precipitazioni che tenderanno a concentrarsi tra Emilia orientale e la Romagna. Attenzione, infatti, tra la serata e la notte qualche fiocco potrebbe scendere anche in Romagna sotto i 600 metri di quota. Ventilazione in aumento, mare poco mosso. Per quanto riguarda le temperature, massime saranno comprese tra più 3 e più 7 gradi. Per questo appuntamento è tutto, buon proseguimento di serata da Andrea Raggini. E vi ricordo che dopo di noi alle 21 l'appuntamento prosegue con Che bello è, e invece per quanto riguarda le notizie sul nostro portale tele24.it trovate come sempre tutti gli aggiornamenti dal nostro territorio anche sull'app di Teleromagna. A voi tutti una buona serata, arrivederci. SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina.
Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.